Io direi che possiamo iniziare. E allora, vediamo. Allora, è qui appunto, vi presento appunto questa bella immagine, vi presento Henry Moore, che è considerato veramente uno dei più grandi rappresentanti della scultura a livello internazionale di ogni tempo, diciamo. È sicuramente lo scultore britannico più importante. E Moore, pensate che nasce nel 1898 a Castleford, nello Yorkshire, quindi nel nord dell'Inghilterra, in questa regione mineraria. Lui, pensate, era il settimo di otto figli. Il padre era all'inizio un minatore, poi però riesce con grande determinazione a ottenere appunto, a diventare ingegnere minerario. E certamente questa regione, appunto, la zona in cui lui cresce, trascorre proprio la prima infanzia, la prima giovinezza, non era particolarmente, diciamo, sensibile all'arte. E inizialmente il padre l'aveva destinato a diventare un maestro, un insegnante. Lui appunto partecipa alla Prima Guerra Mondiale in Francia, dove viene intossicato dai gas, poi rientra in Inghilterra e fin da ragazzino aveva manifestato una grande passione per il disegno, per l'arte. Lui lo ricorda appunto come l'ora che preferiva a scuola era proprio la lezione di disegno e quindi riesce appunto a convincere i genitori e si iscrive al liceo d'arte a Leeds. E qui poi, però, appunto, per proseguire gli studi, negli anni 20 si trasferisce a Londra e si iscrive al Royal College of Art di Londra. E chiaramente era, diciamo, l'istituzione più importante, però era un'istituzione, un'accademia ancora molto tradizionale come insegnamento. Quello che lui comincia a fare a Londra, e questo è un aspetto importantissimo, è quello di frequentare i grandi musei e in particolare il British Museum e il Natural History Museum di Londra. E al British Museum lui soprattutto amava osservare, disegnare, studiare l'arte primitiva, soprattutto l'arte sumera, l'arte greca, certamente, pensate ai marmi del Partenone, l'arte cicladica e quindi diciamo, le arti, appunto, anche l'arte messicana, anche le arti precolombiane. Mentre al Natural History Museum si interessa, si appassiona allo studio, al disegno, all'osservazione di rocce, fossili, pietre, minerali. Ecco, quindi in questo lui sviluppa anche questa, un po' come era la tradizione anglosassone, questa osservazione scientifica dei materiali, della materia. Scusate, e qui poi lo vediamo anni dopo, appunto, questa fotografia bellissima, anni dopo che sancisce il suo legame con Firenze, la Toscana, alla mostra del 72. Poi ci torneremo. E questa invece è una foto che lo ritrae con la moglie Irina Radetzky, che lui sposa nel 29, era una studentessa d'arte di origine austriaca, lo ritrae proprio al Forte dei Marmi. Quindi poi lo vedremo appunto, questo legame con la Versilia e col Forte dei Marmi, si appunto si acuisce, soprattutto si sedimenta a partire dalla fine degli anni 50. Lui frequentava inizialmente proprio la Versilia, le Alpi Apuane, le cave, perché lì si trovava una ditta, la ditta Enro, dove appunto lui lavorava, poteva trovare rifornimenti di marmi, pietre. E quindi aveva stretta amicizia col proprietario di questa ditta e quindi lui periodicamente si recava in Versilia appunto per poter trovare i pezzi, appunto i materiali che più erano consoni alle sue sculture. E poi dalla fine degli anni 50, metà degli anni 60, comprerà una casa proprio al Forte dei Marmi e successivamente trascorrerà sempre 2 mesi d'estate, più che per, diciamo, per svago, per turismo, per vacanza, per lavorare chiaramente, però si portava la famiglia.
E qui lo vedete, guardate che bella questa immagine. Ecco, queste poi alcune di queste immagini le ritrovate proprio alla mostra al Museo Novecento, nella sezione dedicata al suo rapporto con la Toscana, mentre si arrampica appunto su queste scalette nelle cave di marmo, e lui era affascinato dalla cava dell'Altissimo, dove appunto 500 anni prima Michelangelo aveva trascorso quasi 2 anni della sua vita a tagliare, a scegliere i blocchi di marmo più preziosi per le sue creazioni. Quindi vedrete che questo legame con Michelangelo è molto forte per Moore, e non era un caso appunto che lui amasse trovarsi lì in vicinanza proprio del Monte Altissimo. Qui voi vedete, ecco, qui ho messo questo fregio del Partenone. Perché è fondamentale lo studio di queste figure del Partenone, in particolare la figura reclinata, le moire, questa figura semisdraiata, perché è una delle figure maggiormente ricorrenti nella scultura di Moore, quella che lui chiama reclining figure. La troverete, anche se in piccole maquette, in piccole sculture, la reclining figure è una delle figure archetipiche della scultura di Moore. Proprio dall'inizio degli anni, della metà degli anni 20 fino alle ultimi, anche gli ultimi disegni o sculture che troverete al Novecento, in forme diverse, però c'è sempre questa reclining figure. E sicuramente una fonte di ispirazione importante sono proprio i marmi del Partenone. Poi però la capacità di Moore è quella di fondere insieme fonti diverse. Per cui da una parte voi avete l'arte classica, l'arte greca, e dall'altra avete come fonte di ispirazione primaria le sculture azteche, maya. Questo è il dio della pioggia, Chacmool, che lui inizialmente vide in una riproduzione, in una rivista d'arte, e ne rimase folgorato, ne rimase particolarmente colpito. Questa sorta di divinità, appunto, che vedete sdraiata però sul busto, diciamo non di fianco, e che poi gira la testa per osservare lo spettatore. In questo caso la figura, la divinità è una divinità maschile, ma voi vedrete come Moore si ispira a quest'opera, a questa figura, a questa divinità, trasformandola però in una figura femminile. Questo è importantissimo. Ecco, qui lo rivedete anche appunto nella penisola dello Yucatan, queste figure semi-reclinate sul busto che osservano lo spettatore. Quindi Moore, questo è un aspetto importantissimo, ha sempre avuto appunto, è riuscito, questa lo dice lui stesso, la sua grande anche capacità di mettere insieme fonti molto diverse, suggestioni molto diverse, il classico, il Rinascimento con la potenza della scultura primitiva e arcaica. Tiene insieme tutto la sua scultura. Questa è veramente la capacità straordinaria di questo artista, che ci affascina sicuramente. E guardate una delle sue prime produzioni, appunto realizzazioni. Vedete come una delle sue prime sculture ricorda proprio questa divinità maya, però in questo caso vedete che il corpo è un corpo femminile. Ci sono appunto questi elementi, perché Moore sicuramente questa idea del femminino, questo aspetto del corpo femminile è molto presente, più o meno sensuale. Questo, diciamo, si evolve anche nella sua scultura. Certamente le forme, queste forme così sinuose del corpo femminile lo attraevano, lo affascinavano, ma gli ricordavano anche gli elementi della natura. C'è questa metafora tra il corpo femminile e la terra, con i suoi promontori, con la terra erosa dalle forze naturali, dagli agenti naturali, dall'acqua, dal sole, dalle piogge, con queste sue forme più o meno sinuose. Questo è un aspetto importantissimo. E poi, ecco, l'altra fonte importantissima è l'arte italiana, perché dopo avere, diciamo, lui, mentre studiava al college, al Royal College of Art di Londra, ottiene una borsa di studio per andare
per compiere un viaggio di studi in Italia. Prima si ferma a Parigi, poi arriva in Italia, a Firenze trascorre 3 mesi, aveva 5 mesi di studio, 3 li trascorre a Firenze, gli altri 2 in giro per l'Italia, quindi per visitare le città più importanti, quindi si concluderà poi questo viaggio a Venezia, ma appunto Roma, Padova, Venezia, l'Umbria sicuramente. Quindi lui rimane affascinato da Firenze e lui racconta, queste sono parole sue, che i dipinti di Giotto sono stati per lui la scultura più bella di ciò che aveva visto in Italia. Quindi lui interpreta la pittura di Giotto dal punto di vista della scultura, quindi nella pittura di Giotto vede le forme tridimensionali, le paragona alle sculture, le sculture più belle che avesse visto in Italia. Quindi Giotto, un maestro straordinario, e l'altro artista che lui ama in maniera particolare è Masaccio. Lui racconta che quando era a Firenze, ogni mattina, prima di iniziare qualsiasi cosa, si recava alla Cappella Brancacci ad osservare gli affreschi di Masaccio. E quindi per lui Masaccio era veramente il pittore moderno, il pittore che aveva veramente modernizzato la pittura, perché vi aveva introdotto l'elemento tridimensionale, la prospettiva. Questi erano gli elementi che affascinavano maggiormente Moore. E poi l'altro grande scultore che lui ammira e che ne fu anche profondo conoscitore è Giovanni Pisano. E quindi lui aveva avuto modo di ammirare le sculture di Pisano a Pisa, al Battistero di Pisa. La grande espressione, l'espressività, il pathos che queste sculture esprimevano lo colpivano particolarmente. E qui guardate alcuni dei disegni di Moore. Vedete che torna la reclining figure, il corpo femminile, e qui voi potete anche osservare la tecnica del disegno di Moore. Vedete che è un disegno fortemente chiaroscurato, questo è un aspetto importantissimo. Quindi è un disegno che mette in evidenza attraverso questi chiaroscuro le forme, i volumi, lo spazio che occupa questa figura. Appunto le forme sensuali, le forme tondeggianti, guardate questa gamba appunto arcuata che crea anche qui un volume, una montagna, diciamo una forma particolare che può ricordare la natura. Altro aspetto interessante è che spesso Moore inseriva le sue figure, lui dice appunto che nella scultura diciamo il soggetto che maggiormente lo affascinava era la figura umana, ma non solo, ma certamente la figura umana. In questo caso la figura umana è inserita in una sorta di semplice paesaggio, e questo lui lo fa spesso, cioè di inserire il soggetto delle sue sculture, che a livello appunto di disegno, in un paesaggio, quindi contestualizzare appunto l'ambiente in cui è inserita la reclining figure. Anche qui lo vedete, guardate, di spalle in questo caso. Quindi poi, diciamo, il disegno evolve. Qui abbiamo una figura, se vogliamo, ancora più stilizzata. E nel corso degli anni sia la scultura che il disegno di Moore subiscono delle evoluzioni. Quindi si passa da una scultura più figurativa ad una scultura che tende più all'astratto. Guardate anche la testa, spesso la testa nelle sculture di Moore risulta essere piccola, sproporzionata appunto rispetto al resto del corpo, ma è pur sempre un elemento riconoscibile. Queste spalle, questo torso, anche qui voi dovete sempre vedere questa sorta di leggervi questa metamorfosi tra il corpo umano e gli elementi che formano il paesaggio. Ecco, qui vedete una delle prime sculture, qui siamo nel 31, vedete sempre questa reclining figure, in questo caso con queste forme del corpo, le gambe, i seni, le braccia, la testa qui molto piccola, appunto molto schematizzata, che ricordano delle protuberanze che potrebbero essere appunto le vette di una montagna, le cime di una collina. Certamente negli anni 30... Moore è
affascinato dall'arte surreale e dall'arte cubista, astratto cubista. Quindi lui sente anche molto forte, negli anni 30 appunto, l'influenza di Brancusi, Arcipenco, Picasso. Ma di nuovo, e questo lui lo ricorda spesso, nel suo soggiorno italiano aveva avuto modo di osservare, di studiare anche la grande scultura di Michelangelo. Quello che lo affascinavano erano in particolare, guardate le sculture delle tombe Medice, di nuovo ritorna il tema della reclining figure, quindi anche questa è una fonte di ispirazione importantissima. Guardate il movimento delle gambe, queste gambe appunto che si incrociano, che si sollevano, come ricordano le forme, i movimenti che abbiamo visto finora nelle sculture di Moore. E poi quello che lo affascinavano erano i prigioni di Michelangelo, quindi queste sculture non finite all'interno del, perché nel blocco del marmo, all'interno del blocco del marmo, Michelangelo già ci vedeva la forma, ed è un po' lo stesso procedimento che Moore sviluppa soprattutto nelle ultime sculture, ha la capacità di vedere in questi blocchi, in queste forme organiche, diciamo, delle figure, degli elementi appunto comunque sempre figurativi. Questi sono gli artisti appunto che negli anni 30 lo affascinano particolarmente, Brancusi per questa ricerca della forma pura, essenziale. Questa è una lezione importantissima, la purezza della forma primitiva. L'altro è l'artista Arcipenco, per questo gioco di pieni e vuoti. Anche questo è un aspetto importantissimo. Nelle sculture che lui sviluppa negli anni, voi troverete anche la creazione di sculture fatte a blocchi, dove quindi i vari blocchi sono divisi da degli spazi, ma questo spazio entra a far parte della scultura stessa. E poi queste forme sinuose, queste forme appunto, guardate anche questa, sempre questo tema della reclining figure, ma veramente essenziale. Queste forme pure essenziali che però suggeriscono sempre il corpo umano. E poi, diciamo, sculture che tendono all'astratto, al concettuale. Queste lui le chiama, questo tipo di opere, le chiama strange figure, quindi queste figure stringate, legate. E in queste opere c'è l'influenza, c'è il fascino per gli studi matematici di Lagrange e di altri grandi matematici. Quindi lui trasferisce questo linguaggio matematico nelle sue opere d'arte. Anche qui i vuoti in qualche modo vengono sottolineati, vengono tagliati da queste stringhe, da queste corde che creano in qualche modo il negativo. Però anche in queste opere, che forse le più astratte di Moore, guardate, queste basket, bird basket, quindi diciamo cestino per l'uccello, e anche in queste opere però noi riusciamo sempre a cogliere delle forme organiche che ricordano comunque un animale, seppur molto stilizzato, con una testa e una coda. Questa è la fase sicuramente più astratta che attraversa Moore negli anni 30. Poi cosa succede? Che lui si era comprato appunto una casa in campagna nel Kent, comincia a collocare le sue sculture nel giardino della casa e comincia a fotografarle. Quindi in Moore è molto forte anche questo interesse per l'interazione tra la sua scultura e lo spazio circostante. Lui stesso le fotografa per vedere in che modo le sue opere dialoghino con la campagna, con la natura circostante. L'arrivo però della Seconda Guerra Mondiale, nel 39 e poi nel 40, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, in qualche modo interrompe bruscamente l'attività scultorea di Moore. Non ci sono materiali, non c'è la possibilità, il suo studio è danneggiato. E allora Moore, per non restare fermo, inerme in qualche modo, decide di comunque recarsi a Londra e comincia a disegnare le persone
che durante i bombardamenti si rifugiavano nei ricoveri antiaerei, quindi nei tunnel della metropolitana. Questi sono disegni famosissimi, ecco, questa è l'opera grafica più famosa di Moore a livello internazionale. Sicuramente alcuni di voi li hanno visti appunto anche in delle riproduzioni. Lui per questa sua attività ottiene appunto il titolo di artista di guerra. Sono disegni che lui sviluppa realizza tra il 40 e il 42, e lui quindi scende chiaramente durante i bombardamenti, anche lui scende in questi tunnel e osserva queste figure che si sdraiavano sui binari, praticamente sui binari della metropolitana, e anche qui sembravano tante reclining figure, chiaramente quasi spettrali, figure quasi spettrali, delle larve quasi, gli sembrava di essere sceso nel ventre materno, e quindi torna un altro dei soggetti più rappresentati da Moore, in questo caso la figura della madre col bambino, la vedrete sviluppata sia in scultura che nei disegni in maniera continua. L'altro aspetto, guardate qui, ecco qui voi vedete proprio queste figure sdraiate che sembrano, non si sa se dormono, se sono vive, ma soprattutto, scusate, questo aspetto della coperta, queste figure che si proteggono con queste coperte e la coperta crea una sorta di involucro. Scusate, ma devo fermare un secondo perché ho messo qualcosa di diverso. Scusate un attimino, siamo alla ricerca di un bicchiere d'acqua, credo. Non vi si è bloccato il computer, Elisabetta, ha bisogno semplicemente di un secondino di bere qualcosa. Restate in linea. Restate in linea. Scusate l'interruzione. Allora, ecco, dicevo, questo aspetto è molto importante. Delle coperte che creano questo involucro. E questo involucro, poi noi lo ritroveremo in questo elemento quindi della coperta che copre e che quindi si crea un elemento interno e un esterno. Lo ritroveremo anche nelle sculture. Quando lui sviluppa queste sculture, appunto, con più elementi, un interno e un esterno. E poi la coperta in qualche modo va a sottolineare le forme, va a evidenziare le forme del corpo umano, era questo aspetto che lo affascinava. E poi queste coperte ricordano anche i panneggi delle sculture rinascimentali che lui aveva studiato. Questo tema del panneggio lo ritroveremo anche in scultura, ma chiaramente in maniera molto più esemplificata, in maniera molto stilizzata, moderna sicuramente. E poi queste figure sdraiate in particolare ricordano i disegni, l'opera di Andrea Mantegna. Quindi c'è sempre questo elemento classico che si fonde chiaramente con l'osservazione più realistica appunto dei suoi soggetti. Guardate anche questa, appunto queste sembrano quasi, lui dice quasi degli scheletri, dei fantasmi che lui vedeva sdraiati in questi tunnel. Quindi qui c'è sicuramente anche, ecco, un riferimento alla pittura di Blake, questi paesaggi quasi, questi soggetti surreali, onirici, di un altro mondo quasi. Poi, sempre nel 42, lui si reca
torna nello Yorkshire e qui realizza questi disegni dei minatori. Quindi è un omaggio al padre, appunto, che aveva svolto per molti anni questo mestiere, quindi lui in questo caso entra nelle miniere e osserva e disegna dal vivo i minatori al lavoro, che poi avevano avuto anche una funzione importante durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi avevano partecipato alla difesa di Londra e comunque avevano avuto un ruolo importante nella difesa, nell'esercito. Finita la guerra, diciamo che dal 46 in poi, Moore, che fino a quel momento era noto soprattutto per la sua attività grafica, questo è un altro aspetto importante, inizialmente questi suoi disegni gli avevano permesso anche di mantenersi fin tanto che non si fosse affermato come scultore. Ma a partire dal 46, quando gli è dedicata questa grande mostra al MoMA di New York, e poi pensate, nel 48 vince il premio per la scultura alla Biennale di Venezia. Ecco, da quel momento in poi la scultura di Moore si afferma a livello internazionale, quindi la sua carriera conosce un successo veramente straordinario. Opere di Moore sono presenti dappertutto, in tutto il mondo, quindi una grande popolarità a livello internazionale, e questo coincide quindi con il fatto che si accresca la richiesta anche di opere, di sculture, fa sì che la sua produzione grafica momentaneamente, non dico si interrompa, però diciamo si riduca. Nella sua carriera Moore ha composto, ha realizzato più di 7500 disegni. Lui ha sempre disegnato, quindi appunto avete visto quanto appunto anche la straordinario livello dei suoi disegni, talvolta erano considerate opere d'arte essi stessi disegni, però questa pratica del disegno, diciamo, ha subito appunto, diciamo, è stata più intensa o meno intensa a seconda del periodo. Certamente negli anni 50-60 l'attività si riduce perché lui si dedica con maggiore esclusività alla scultura, e se inizialmente il disegno gli era anche fondamentale come preparazione per le sculture, perché lui disegnava appunto per mettere su carta le idee, per sviluppare nuove idee, appunto per preparare anche la scultura, negli anni 50-60 utilizza come tecnica preparatoria soprattutto delle maquette, quindi delle piccole sculture in argilla o in gesso, modellini appunto chiaramente in scala ridotta, che poi gli serviranno per sviluppare l'opera monumentale definitiva. Questo è un altro tema che voi appunto ritrovate, è il tema appunto della famiglia. Abbiamo visto la madre col bambino, in questo caso appunto tutta la famiglia, anche qui guardatela, sono appunto sculture dove di nuovo voi trovate sicuramente un elemento di classicità, un richiamo anche alle grandi sculture rinascimentali, però che emanano grande appunto ieraticità, serenità, calma, monumentalità, ma nelle pieghe sicuramente vi è questo elemento molto moderno nella scultura di Moore, questa capacità di sintesi che lui appunto riesce a mettere in atto. Anche qui guardate la draped figure, anche in questo caso la figura reclinata, che però presenta questa veste drappeggiata. Ecco, qui torna la lezione di quei disegni che abbiamo visto prima, torna il ricordo dei drappeggi delle sculture rinascimentali, ma in questo caso le linee che vanno, vedete, vanno ad evidenziare le forme del corpo femminile, quindi a metterle in evidenza, a sottolinearle, ma queste linee della veste ricordano anche le grinze, le pieghe, diciamo del paesaggio, della terra. Ecco, questo è sempre un aspetto importantissimo. E qui invece abbiamo questa scultura che rappresenta il guerriero con lo scudo. Questa è l'opera, diciamo, lui ne realizza varie, ma una di queste è proprio quella presente, che poi lui ha donato a Firenze, che voi oggi potete ammirare nel chiostro di Santa Croce. In quest'opera
è evidente l'influenza dell'arte greca antica. Lui era stato nel 51, compie un viaggio in Grecia e rimane appunto, visita Atene, Delfi, Micene, e certamente questa scultura ricorda un guerriero antico, ma in questo scudo, che vedete è abbastanza lontano dal corpo, c'è ancora un ricordo dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Quindi questo scudo sembra veramente difendere il corpo di quest'uomo, di questo guerriero, dalle bombe, dai bombardamenti. E qui, guardate, questa è un'altra opera che tra l'altro venne esposta proprio alla mostra del 72 al Forte Belvedere, Il Re e la Regina. Lui ricorda, lui nel 46 ha la prima figlia, la prima unica figlia, Mary, e lui ricorda come amava raccontare storie di re e regine alla figlia, e proprio da questi racconti di re e regine nasce lo spunto per realizzare questa scultura che venne collocata, una di queste, appunto, di queste sculture venne collocata nella brughiera scozzese, quindi in un paesaggio fortemente romantico, ecco. Qui c'è l'immagine, guardate che bella. Quindi questo, di nuovo, questo legame fortissimo con il paesaggio, con la natura circostante che è in qualche modo nella quale viene inserita l'opera di Moore. Questa è un'altra opera che rappresenta un turning point nell'arte, diciamo, nella carriera di Moore. È il monumento che gli viene commissionato dall'UNESCO. Quell'edificio che voi vedete dietro è la sede dell'UNESCO a Parigi. Siamo nel 57, per realizzare quest'opera Moore sceglie come pietra il travertino di Tivoli, quindi lui va a Tivoli, fa tagliare questo enorme blocco di pietra, di travertino, poi lo porta in Versilia, presso la ditta Enro, perché lo doveva lavorare, dividere in blocchi, era troppo pesante per trasportarlo poi a Parigi, lì lo lavora e lo scolpisce, e lui sceglie questo travertino proprio perché la scultura doveva poi essere vista con questo edificio sul retro, e questo edificio di specchi, diciamo, di vetri, ora più illuminato, ma poi alla fine diventava abbastanza scuro. Se l'opera fosse stata in bronzo sarebbe scomparsa, quindi in questo caso la scelta del materiale è legato proprio al luogo dove l'opera deve essere esposta. E qui la vedete, sempre questa reclining figure, molto con questi bellissimi giochi di pieni e vuoti. E qui voi lo vedete con la moglie e con il critico e storico dell'arte Giovanni Carandente. È uno, diciamo, ecco, questa amicizia con Giovanni Carandente è molto importante. Qui loro si conobbero in occasione del Festival dei Due Mondi a Spoleto nel 62. Moore fu invitato a esporre queste sculture nella città e lui mandò appunto due sue opere, e da lì nacque questa grande amicizia con Giovanni Carandente, che poi in qualche modo si portò alla grande mostra, in qualche modo si consacrò nella grande mostra del 72, che noi appunto dobbiamo grazie anche a questa amicizia con Carandente, che ne fu il curatore. Qui vediamo le opere, diciamo le ultime opere di Moore, che sempre più tendono al monumentale. Vedete, quindi le sue opere in qualche modo diventano sempre più monumentali e vanno sempre ma più a dialogare, a interagire con lo spazio. Voi immaginate anche, dovete anche considerare lo sviluppo in questi anni della land art, dell'arte ambientale. E quindi Moore ne era particolarmente affascinato. Queste figure, questi corpi femminili che ricordano la madre terra, la dea terra, la terra stessa in qualche modo, ma anche l'elemento architettonico che molte di queste sculture sempre più mostrano. Quindi le braccia, le gambe, se vogliamo, il torso, diventano sempre più elementi architettonici. Anche qui guardate la sinuosità di queste sculture, appunto, e in alcuni casi anche la sensualità di queste figure, comunque la morbidezza di queste figure sinuose, appunto, che particolarmente lo affascinavano. E questo gioco, vedete, di spazi vuoti e pieni, ma in questo caso il vuoto è parte integrante della scultura. Tutto va in qualche modo a comporre
questa scultura fatta appunto di pieni e vuoti, di spazi che si collegano agli elementi appunto pieni. E qui abbiamo, ecco, questo era l'elemento appunto di cui si parlava prima, questi helmet head, testa elmetto, che ricordano, vi ricordate, le figure del tunnel con le coperte, con l'involucro, anche qui, quindi voi avete la testa e l'elmetto, quindi due elementi che vanno a comporsi. Questo aspetto appunto il dentro, l'interno e l'esterno. Un altro appunto, la figura di cui si parlava prima, la figura della madre col bambino, oltre a essere un tema archetipico certamente, ma appunto non era solo questo che affascinava Moore, ma anche il gioco di una figura grande che interagisce con una figura piccola. Questo voi lo troverete molto chiaramente, lo potete osservare molto chiaramente nelle piccole sculture, nelle maquette al Museo Novecento in esposizione, in cui questo tema della figura della madre e del bambino era sviluppato in maniera quasi astratta, ma voi riconoscete sempre un elemento più grande, spesso anche circolare, tondeggiante, nel quale è racchiuso l'elemento più piccolo che rappresenta in questo caso il bambino, se vogliamo, dentro il grembo materno. Qui abbiamo le immagini della grande mostra appunto del 72 con sculture monumentali. È chiaro che questa mostra, oltre a essere la più grande retrospettiva mai dedicata a Moore, era anche la prima mostra che rilanciava il Forte Belvedere come spazio espositivo. Quindi era veramente stato un evento straordinario per Moore, per Firenze, per i fiorentini, perché da quel momento in poi si riappropriavano di questo spazio e veniva sancito il Forte Belvedere come veramente il palcoscenico migliore per esporre l'arte e, se vogliamo, anche l'arte contemporanea in questo dialogo con le bellezze del Rinascimento, con i monumenti del Rinascimento. Ecco, questa scultura, questa appunto, la scultura appunto, questo arco con taglio, scultura squadrata con taglio, che viene montata al forte, poi, pensate, venne acquisita dalla città di Prato nel 1974 e voi la trovate ancora oggi in piazza San Marco a Prato, vicino alla fortezza dell'imperatore e alla chiesa delle carceri. Quindi Prato seppe acquisire, non senza difficoltà, ma in ogni modo, una delle opere più emblematiche di Moore. Qui vedete appunto invece una delle sculture, diciamo, avete visto che la maggior parte delle sculture di Moore si sviluppano in orizzontale, ma negli ultimi anni lui, affascinato anche dalle civiltà precolombiane, soprattutto dai totem dei nativi americani, sviluppa anche questi temi verticali, o anche i monoliti di Stonehenge, oppure le croci celtiche. Ecco, sono tutti elementi verticali che lo affascinano e che li ritrovi, che appunto vengono poi riutilizzati nelle sue sculture, che possono terminare anche con queste punte, knife edge, che ricordavano i fossili, le forme dei fossili. Quindi lui fonde insieme, in una sorta di metamorfosi, elementi compositivi diversi. E qui, guardate che bella questa famosissima, large torso arch, e questa appunto che ricorda chiaramente le ossa sono uno degli oggetti che maggiormente, delle strutture che maggiormente lo affascinavano, per la loro forza, per la loro anche levigatezza, per queste forme che anche qui dal punto in cui le si osservano appunto possono presentare tutta una serie di elementi diversi, e in questo caso la struttura ad arco attraverso cui appunto le persone potevano attraversare, quindi c'era il gioco in cui anche lo spettatore era coinvolto, ma che ricordano di nuovo il torso umano, quindi le ossa di un torso umano. E poi, ecco, qui guardate, questa è la scultura appunto forma squadrata con taglio che voi potete trovare a Prato, e alla mostra al Novecento avete questa piccola maquette. Queste sono tutte opere che fanno parte di collezioni private, collezioni appunto, collezionisti fiorentini o toscani.
E qui abbiamo, ecco, alcune delle, queste sono proprio le ultimissime sculture di Moore, che tendono, vedete, sempre più a forme organiche, a forme astratte. Questo è il prato intorno alla sua bella casa, alla sua bella villa Perry Green, a 40 chilometri a nord di Londra, e dove lui appunto amava, era circondato da questi bellissimi prati, da questa bella campagna, frequentate da queste pecore che lui ha disegnato, ha osservato e ha disegnato, e poi ha anche realizzato queste, guardate, queste forme di rocce, sotto le quali le pecore andavano poi a trovare riparo, rifugio. E questo è proprio uno dei disegni che potete ammirare alla mostra del Novecento. Lui ricorda che all'inizio queste pecore gli sembravano tutte uguali, poi pian piano loro, queste pecore si avvicinavano al suo studio, lui pian piano con pazienza inizia a osservarle e si rende conto dell'anatomia, della forma e della personalità di ciascuna di queste pecore. E questa invece è, si trova al piano terreno del Museo Novecento, fa sempre parte della mostra, è un teschio di elefante che Moore, pensate, ricevette in dono nel 1968 da questi suoi amici inglesi, Huxley. Lui era, James Huxley, era un zoologo, biologo, ed era stato anche direttore generale dell'UNESCO. Loro sapevano quanto Moore, fin da quando era veramente un giovane studente, amasse osservare, disegnare, ma anche toccare appunto queste rocce, questi minerali, le ossa. Lui amava collezionare, una sua collezione di questi objets trouvés che appunto conservava nel suo studio e che di volta in volta disegnava, otteneva per mano, teneva nelle mani per studiare la forma, studiare in che modo la natura, appunto il ritmo della natura, le forme della natura, tutto questo gli serviva poi di ispirazione. E lui ricorda che per 2 anni ha disegnato questo teschio da punti di vista diversi. Inizialmente ha creato, diciamo, una rappresentazione più generale, e poi però, spostandosi da punti di vista diversi, ne ha praticamente osservato tutti gli aspetti, i vuoti, i pieni, tutte, diciamo, le parti che lo formavano, e in questo teschio lui ha ritrovato i paesaggi, appunto, lui dice le colline, ma anche le grotte, gli spazi vuoti, appunto le montagne, che lui poteva osservare nella campagna circostante. Sono guardate che meraviglia, visto appunto lateralmente. Lui realizza 34 incisioni e alla mostra ne avete circa una ventina, quindi di una bellezza straordinaria, appunto perché lui vivedeva all'interno mondi diversi. Quindi sempre più il disegno negli ultimi anni per Moore è un disegno anche fantastico, è un disegno più libero, è un disegno appunto che lo porta a creare dei mondi paralleli, se vogliamo. Guardatelo, qui proprio in questa foto lo si vede mentre osserva e studia con passione, con entusiasmo, questo teschio e tutti i segreti che celava. E qui lo vedete molto anziano, ecco, lui muore nell'86, gli ultimi 2 anni non ha più la forza di scolpire e quindi si dedica sempre più al disegno, quindi è gioco forza, diciamo, per poter dare sfogo alla sua creatività. Si dedica con grande, appunto, anche con maggiore libertà, perché ora il disegno non era più preparatorio per la scultura, ma è un disegno libero, un disegno creativo, onirico. Qui vedete di nuovo, ecco, in questa sezione della mostra, le pecore e gli elefanti, quindi ci sono anche il fascino per gli animali, che lui osserva sia dal vivo, ma anche attraverso fotografie. Eccole qui, gli elefanti. E poi guardate questa scultura, queste sculture che sono anche qui dei modelli per forme di animali. Sempre più, la sua scultura è sempre più, vedete, essenziale, sintetica. Ma nonostante questo, noi riusciamo sempre a riconoscere delle forme che ci ricordano il corpo, in questo caso il corpo di un animale. Guardate che bello, questa testa di cavallo, anche questa è presente, piccolina, piccolissima, presente alla mostra. E qui mi piace ricordare anche la sua amicizia con il grande scultore Marino Marini.
erano molto amici, si frequentavano, e sappiamo quanto per Marino Marini il tema del cavallo sia fondamentale, ma mi piace proprio questa forme pure, essenziali, veramente eleganti, molto appunto, che riportano Mura anche la sua prima scultura, con questo foro per l'occhio, ma guardate anche il muso, si vede, sembra proprio che il cavallo stia annusando qualcosa, e questa forma allungata che comunque suggerisce un movimento, un'eleganza di questo animale. Qui avete invece le mani, anche questo è un tema molto presente, soprattutto negli ultimi disegni, lui realizza oltre 100 disegni di mani, la mano che vedete anche qui, vedete che gioca sempre con questa doppia forma, la mano grande e la mano piccola, quindi la mano della madre e la mano del bambino, e questo è un tema che a prescindere dal rapporto madre-figlio, a lui piaceva questa contrapposizione di forme, grande-piccolo, e qui in questa grande appunto questo tocco così tenero appunto tra queste due mani. E poi le mani che lui osserva sono le sue stesse mani. Questo è veramente un disegno autobiografico delle mani dell'artista. E c'è stata una bella intervista alla figlia di Moore, proprio in occasione della mostra, e lei ricordava veramente con tenerezza e con affetto queste mani, che erano ormai le mani di suo padre anziano, queste mani rugose, queste mani con l'artrite, e quindi sicuramente la commuovevano, però appunto era un'evoluzione di queste mani. E queste mani in questa posizione sono, intanto ricordano i gesti dell'artista stesso, quindi era il suo modo di accompagnare il suo discorso con i gesti della mano, ma anche la mano che crea, la potenza della mano che crea, e lui amava appunto, vi dicevo prima, tenere nelle mani dei piccoli sassi o anche la mano che modella proprio nel palmo della mano, come facevano le civiltà primitive, proprio l'argilla. Anche qui vedete le mani sempre più vecchie, più anziane, queste mani antiche. Questi sono alcuni dei disegni bellissimi che trovate alla mostra, con queste, guardate, queste monoliti, queste figure di rocce che assomigliano a dei monoliti. A qualcuno ricordano appunto Stonehenge, questi menhir appunto di Stonehenge, ma volevo finire appunto l'altro aspetto della natura. Lui ha sempre osservato la natura, lui diceva che il disegno era come l'esercizio fisico, era fondamentale, era essenziale per un artista, e lui amava osservare e studiare anche gli alberi, le radici degli alberi, vi trovava una similitudine con le articolazioni del corpo umano, le ramificazioni come i nostri arti, le nostre mani, le nostre braccia, le nostre gambe. Amava osservare gli alberi soprattutto d'inverno, e questo appunto è evidente anche quando noi osserviamo questi grandi alberi privi di foglie, la fascinazione di queste ramificazioni. Se voi osservate questo tronco, questo ramo che si piega, ricorda anche qui la mano, la forma di una mano quasi, con dentro questo vuoto. E poi paesaggi, questa è l'ultima produzione di Moore, e qui vi dicevo prima, essendo un disegno più libero, più svincolato dalla scultura, qui lui si lascia andare e si ispira molto, tra ispirazione anche dalla grande pittura romantica di William Turner, dai disegni di Rembrandt e dai disegni di Dürer. Ecco, quindi in questo caso qui quasi lui diventa lui stesso pittore. E infine le ultime piccole sculture che troverete al piano, al secondo piano. Guardate in questa placchetta come tornano nuovamente i temi fondamentali, la reclining figure e la raffigurazione della madre col bambino. Anche qui, vedete, seppur in maniera, diciamo quasi veramente una forma organica, quasi una metamorfosi tra il corpo della madre e il bambino, però voi vedete sempre questa fusione di due elementi che affascinava Moore. E qui la vedete ancora da un altro punto di vista, quindi la figura del bambino che può essere appunto appoggiata alla madre, può essere appunto tenuto in braccio, oppure di fronte alla madre, oppure dentro il grembo materno. Qui avete invece una piccola maquette più appunto astratta, con queste due figure ovali,
anche qui questa bellissima presenza di questi vuoti che sembrano in qualche modo dare poi potenza alla scultura, dare forza e energia alla scultura. Una scultura invece che si sviluppa in verticale, e infine le ultime due bellissime reclining figure, questa e eccola, guardate che bella questa. Eccola, questa bellissima reclining figure, di nuovo stilizzata, essenziale, questa testa piccolissima, ma guardate questo movimento di questa gamba, l'eleganza di questa gamba, questo arco che crea la forma anche qui, oltre a questo contrasto tra pieni e vuoti, ma una forma che può ricordare una montagna, una collina, e di nuovo questo spazio che gioca appunto con, si va a inserire, va a, a creare appunto una figura piena, a, diciamo una metamorfosi tra una figura femminile, un corpo femminile e la, la terra e il paesaggio terrestre. Ecco, eccolo qui. Io con questa immagine ho concluso. Se avete qualche domanda, abbiamo ancora un minuto per rispondere appunto alle vostre, se avete appunto domande o curiosità. Posso fare una domanda? Mi sentite? Certo. Sì, sì. Prego. Se Moore è stato in qualche modo influenzato dall'arte etrusca? Allora, lui sicuramente, ecco, quando a me ricordava appunto quel riferimento a Marino Marini, certamente l'arte antica, l'arte etrusca, non è forse tra le fonti principali, perché lui parla, ma sicuramente l'arte, l'arte antica lo ha affascinato. Lui parla di arte sumera, arte messicana, arte africana, ma anche l'arte celtica, la Grecia, quindi la Grecia, ancora prima della, diciamo, della Grecia, diciamo del grande sviluppo di Atene, quindi del VI secolo avanti Cristo, ma ancora prima la, le civiltà micenee, quindi la, la scultura, le piccole, quindi le sculture appunto della civiltà minoica e micenea. Lui amava, ecco, questo Carandente lo ricorda, queste piccolissime sculture, parliamo di 2000 anni avanti Cristo, con queste teste piccolissime, queste forme del corpo sinuose, elegantissime. Dell'arte etrusca in particolare non ho trovato riferimenti così evidenti. Grazie. No, e poi ecco, sicuramente se andrete alla mostra veramente vi godrete anche la bellezza di questi disegni, ecco, perché veramente si capisce quanto Moore abbia amato disegnare, quanto considerasse il disegno veramente importante come la scultura, a livello della scultura, tanto che appunto alcuni suoi disegni erano essi stessi opere d'arte, e poi proprio l'ultima produzione, come si diceva prima, è sicuramente appunto una produzione libera appunto da, da una finalità scultorea, e quindi lui può dare spazio anche a delle sue suggestioni, al suo inconscio, a queste suggestioni oniriche, questi paesaggi anche melanconici sicuramente. Alcuni sì, alcuni no. Ma sì, bisogna tornare più volte a vedersi la mostra, perché uno di volta in volta scopre qualche dettaglio nuovo e trae ispirazione da questi bellissimi disegni. Bene, se non avete altre domande, io a questo punto vi saluto. Vi aspettiamo, esatto, perfetto. Ciao Elisabetta, complimenti, bravissima. Ciao, arrivederci. Grazie. Grazie. Buonasera.